Questo è il tipico esempio del dialogo, della cooperazione, di interessi fra i paesi del sud, anche fra di loro stessi, con i paesi del nord. Ci sono determinate tensioni, specialmente in questo momento, ma noi vediamo che con la nostra collaborazione, con il supporto tra le agenzie del nord e le agenzie del sud, il dialogo, tutto ciò porta verso la pace, verso interessi condivisi, verso soprattutto scelte energetiche che possono essere una win-win situation per tutti i nostri paesi. L'Italia è presente nella nostra piattaforma, tra l'altro Enea, l'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, che è una parte di Enea in cui il compito è più esteso, ha la presidenza di Medener e il presidente è il direttore generale Enea, ingegner Giorgio Graditi. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo anche i regolatori, i MedReg, i regolatori del Mediterraneo, che è presieduta dall'Italia, i Transmission System Operators dell'Italia. Quindi si può vedere già in questo quadro che tra le piattaforme energetiche del Mediterraneo l'Italia ha un ruolo di preminenza in tutte le piattaforme energetiche. È riconosciuta il ruolo dell'Italia sia a livello geografico, perché siamo centrali del Mediterraneo, ma soprattutto a livello di ruolo guida, e anche a livello culturale, per il nostro posizionamento, il passato e la situazione complessiva, in effetti le piattaforme sono gestite a livello italiano.